Con Michele Montalto siamo davanti alla catena cinematica del Library Plugin di Ford. Michele, come funziona questo sistema nel dettaglio? Allora, la trazione per quanto riguarda la versione Plugin Hybrid è esclusivamente in elettrico, quindi il motore di trazione è un motore elettrico ed è azionato dalla, diciamo così, alimentato dalla batteria che è posta sotto il pianale. Questo per far sì che non si vada a interferire con la capacità di carica in cui il veicolo mantiene la volumetria del veicolo anche normalmente col motore diesel. Il motore benzina è solo un extender, cioè consente di estendere l'autonomia del veicolo a oltre 500 km. Perché in batteria, soltanto in elettrico, l'autonomia di questo veicolo è di poco più di 50 km. Dopodiché, ovviamente, o deve essere ricaricato tramite la presa che è riportata sul lato sinistro del paraurti, oppure si attiva il motore benzina che aziona un alternatore che è posizionato qui dietro, questo alternatore. E questo alternatore praticamente può fare due cose, o carica soltanto la batteria, oppure carica la batteria e manda energia elettrica anche al motore di trazione, quindi ottimizzando, diciamo, la fornitura di energia elettrica vuoi dalla batteria, vuoi dall'alternatore azionato da questo motore benzina. La particolarità di questo veicolo è che ha quattro modalità di utilizzo. Può andare soltanto in batteria tramite selezionando la modalità EV Neo, poi eventualmente EV Auto. In questo caso il sistema ottimizza l'utilizzo vuoi della batteria o dell'azionamento dell'alternatore tramite questo motore benzina, oppure EV Later, vuol dire che non viene assorbita energia dalla batteria, ma la trazione è assicurata tramite la generazione di energia elettrica del motore benzina. Oppure EV Charge, a questo punto il motore benzina non fa altro che caricare vuoi la batteria, vuoi generare energia elettrica sufficiente per garantire comunque la trazione del mezzo.